Ecco, parliamo oggi di come possiamo cercare di evitare di cadere in una dipendenza, patologica. E vorrei iniziare facendo appunto questa distinzione, perché vedi, noi in realtà siamo pieni di dipendenze, ne abbiamo tantissime, perché in buona sostanza, le abitudini che abbiamo nella nostra vita, per molti di noi, per quasi la totalità di noi, sono di fatto delle dipendenze, più o meno intense, più o meno importanti, ma di fatto sono delle cose dalle quali noi dipendiamo. E la maggior parte delle dipendenze che noi abbiamo sono dipendenze sane. Per esempio, io posso avere un po' di dipendenza dallo sport, nel senso posso sentire proprio il bisogno di farlo, e questo è sano. Magari posso avere anche una dipendenza relazionale, nel senso che posso sentire proprio il bisogno di stare con una persona, di starle vicina, e anche questo può essere sano. Non c'è assolutamente niente di male. Anche in una psicoterapia, per esempio, c'è una parte iniziale importante dove si può andare a creare una forma di dipendenza. Ecco, poi nell'ambito della terapia, chiaramente è necessario poi una fase successiva dove la persona riesce sempre più invece a non sentire più questo e ad andare veramente oltre diventando indipendente. Però ci può stare un momento, come per esempio accade nelle relazioni affettive primarie della nostra vita. Il bambino è dipendente dai propri genitori e questo è assolutamente sano. Quindi una prima distinzione va fatta fra le dipendenze sane, quelle utili, quelle che fanno bene, e quelle che invece sono delle dipendenze patologiche. Allora, come possiamo cercare di evitare di cadere in quelle che sono delle dipendenze patologiche? Perché vedi, questa è un po' il nocciolo della questione, questa è la questione importante. E per rispondere a questa questione, in realtà, ecco, mi piace ritornare a concetti abbastanza semplici. Sai, quello che diceva Gesù, per esempio, no? Ecco, senza voler entrare in aspetti religiosi o meno, però che diceva, che l'albero si giudica dai frutti, no? E questa frase, se vuoi, contiene un po' tutto il succo del discorso, dove l'albero è l'attività che noi portiamo avanti nella vita, dalla quale diventiamo dipendenti, proprio perché le diamo continuità e i frutti sono i frutti di ciò che accade nella nostra vita. Ecco, quello che noi dobbiamo imparare a fare, se vogliamo evitare di andare a sviluppare delle dipendenze patologiche, che quindi ci causano danno anziché aiutarci e sostenerci, è proprio guardare i frutti di quelle azioni che noi compiamo con regolarità. Allora, la dipendenza nasce in buona sostanza dalla abitudine, è proprio questa regolarità nel fare una certa azione che attiva in me dei processi. Continuando a fare una stessa cosa, quella cosa diventa per me familiare, diventa per me cara. Questo accade a livello soggettivo, ma a livello oggettivo io ho proprio il mio sistema nervoso che è maggiormente predisposto a vivere quella particolare situazione che io vado a ripetere giorno dopo giorno. E questo perché il nostro sistema nervoso funziona così. Se io creo un certo tipo di attivazione, di pattern neuronale, quell'attivazione tenderà a reiterarsi. Per cui, visto che quell'attivazione è legata alla situazione che io sto vivendo in quel particolare momento, andando a rivivere quella situazione, il mio sistema nervoso si riattiverà in maniera analoga, dandomi appunto quella sensazione di familiarità, di comfort. Anche se magari mi trovo a vivere una cosa che confortevole non è, che a livello oggettivo magari in realtà mi fa male, mi fa star male, ok? Però per me può diventare una consuetudine, può diventare un'abitudine, può diventare qualcosa che appunto il mio sistema nervoso riconosce come familiare. Per cui a livello soggettivo per me è assolutamente naturale vivere quella cosa lì. E questo da che cosa è dato? Come ti dicevo, è dato soprattutto dalla costanza dell'esperienza, è data dalla ripetizione. Allora, come posso fare ad evitare di entrare, di cadere in una nuova dipendenza patologica? Ecco, magari faremo degli approfondimenti su quelle già forti, già strutturate. Ecco, fammi sapere se può essere per te utile. Però come facciamo ad evitare quelle che sono le dipendenze nuove, a non cadere appunto in nuove dipendenze? Beh, molto semplicemente è portare davvero molto l'attenzione
a quelle che sono le abitudini che noi stiamo andando a consolidare nella nostra vita. E come ti dicevo, cercare di capire con molta attenzione quali di esse ci producono effetti positivi e quali di esse invece ci producono degli effetti negativi, perché è qui che si gioca la questione. Se io sono consapevole di quello che accade quotidianamente nella mia vita e mi accorgo dei frutti che dentro di me si manifestano sulla base di quella particolare esperienza che io sto reiterando, ecco che allora io ho la possibilità di scegliere, ho la possibilità di fare un passaggio fondamentale, che è quello di dire: ma questa cosa che io sto reiterando, questa abitudine che io sto consolidando, mi fa bene o mi fa male? Mi danneggia o mi nutre? Guarda, potrei farti migliaia di esempi. È la vita quotidiana. Magari la sera mi metto sempre lì dopo cena e mi mangio qualcosa. Benissimo. Per me diventa un'abitudine, una piacevole abitudine. Mi piace mangiarmi il muesli con, benissimo. Però magari vedo che lentamente sto ingrassando. Allora magari ecco che quella abitudine che io sto andando a consolidare, che per me diventa una cosa proprio così, insomma, piacevole, importante, quasi quasi anche l'aspetto, ecco che in realtà monitorando nel tempo mi rendo conto che mi sta causando un cambiamento a livello fisico, un cambiamento a livello fisico che può comportare tutta una serie di effetti poi nel lungo tempo. Ecco, questo è un semplicissimo esempio. Oppure una relazione. Oppure potrebbe essere che io inizio a vivere una relazione, inizio a creare un legame sempre più intenso, però poi di fatto, monitorando quello che sta accadendo, mi accorgo che sono sempre un po' più triste, sono sempre un po' più scontroso, sono sempre un po' più preoccupato. Allora magari ecco, devo fare attenzione a questo. E qui, come spesso dico, la questione fondamentale è sempre l'accorgermene, l'esserne consapevole, il capire questa cosa qua. Devo riuscire ad accorgermene e se me ne accorgo, se ho la fortuna, perché ci ho lavorato su, di riuscire ad accorgermene, ecco che allora posso fare un passo indietro, posso rimettere un po' in discussione la questione, posso cercare di capire se effettivamente quella relazione per me può essere positiva oppure assolutamente negativa e da evitare. Oppure chiaramente le sostanze. Ecco, alcune sostanze noi sappiamo che causano una dipendenza forte e sappiamo anche che sono molto dannose per il nostro organismo. Per cui io, per esempio, potrei trovare in un gruppo di amici, trovarmi magari in un'età 14-15 anni, sentire di aver bisogno anche di avere un mio ruolo, la mia identità, e magari i miei amici semplicemente fumano. E allora magari anch'io inizio a fumarmi una sigaretta, magari due. Ecco, io devo sapere che quell'atto che io sto compiendo è un atto che mi espone ad una possibilità estremamente pericolosa per me, che è quella di veramente andare a strutturare dentro di me una dipendenza che poi sarà difficile da cambiare, sarà difficile da estirpare. Allora ecco, se io riuscissi a far tesoro di queste parole, ecco, se sei giovane e mi stai ascoltando, mi auguro davvero che tu riesca a fare questo. Se io riesco a essere consapevole di cosa, riesco ad accorgermene, io semplicemente potrò dire: ma allora, ora ho fumato una sigaretta, qual è il sapore che ho in bocca? Come mi sento? Mi sento meglio? Mi sento peggio? Cosa... Ok, e so che questa cosa, se io andrò a reiterarla, molto probabilmente, anzi sicuramente, anche se poi c'è tutta una componente genetica, questo andrà a creare dentro di me una dipendenza, andrà a creare dentro di me un bisogno verso quella sostanza. Con le sostanze bisogna stare molto attenti, anche con l'alcol per esempio. L'alcol è un'altra sostanza che può crearci molto dipendenza e chiaramente anche lì devo stare molto attento. Se io un giorno bevo, 2 giorni bevo, 3 giorni bevo, io devo imparare a fare attenzione a cosa sta accadendo dentro di me. Magari mi sento all'inizio, ho la percezione di stare meglio, Poi però magari il mattino dopo mi sento che sono più stanco, che faccio più fatica, magari vedo che il mio corpo reagisce in un certo modo anziché in un altro. Ecco, io devo imparare a fare attenzione a questi frutti di queste piante, di queste abitudini, di queste consuetudini. E quando mi rendo conto che questi frutti sono negativi, quello che io devo fare è interrompere quell'attività. Per
Ci sta, magari posso uscire una sera con gli amici e bere qualcosa, ma questo deve essere limitato nel tempo, perché se io poi inizio ogni sera a uscire a bere con amici o anche da solo, ecco che questa può diventare per me l'inizio di una dipendenza che può davvero letteralmente costarmi la vita. Oppure, ecco, ho già parlato per esempio del gioco d'azzardo, le dipendenze legate al gioco, un gratta e vinci. Anche lì ci sta, va bene, vado in tabaccheria, mi prendo un gratta e vinci e provo. Perché no? Ma sì, giochiamo. Poi però se io inizio a farlo giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, ecco che io lì devo fare attenzione. Cosa sta accadendo? Niente, sta accadendo che sto perdendo soldi. Sto perdendo soldi. Ogni volta che vado lì e faccio questa cosa, perdo dei soldi. Di fatto io fino a ho perso dei soldi. Sì, ma il pensiero che magari potrò. Sì, ma il frutto reale qual è? Che io ho perso dei soldi. Allora, quella lì non è una buona abitudine per me. Non è una buona consuetudine, non è una cosa che mi nutre, che mi dà energia, me ne toglie energia. Ok? Allora ecco, il modo migliore per cercare di evitare di entrare in una dipendenza patologica, come ti dicevo, è proprio quella di essere quanto più riesco consapevole di ciò che accade nella mia vita quotidiana. E tenendo a mente quello che ti ho spiegato, e ti invito ad andare a vedere anche tutti gli altri contributi, anche se ne ho fatti tanti, però online, perché sono utili, perché ti aiutano a capire come funziona davvero il nostro sistema nervoso. Ecco, tenendo a mente questo, tenendo a mente che se io vado a reiterare un'azione, il mio sistema tende a farmela reiterare con sempre maggior facilità, e vedendo che quella cosa mi fa male, ecco, io devo proprio entrare subito in allarme e dirmi: ma cosa stai facendo? Questa cosa che stai facendo ti porta dove ti porterà? Posso per esempio fare anche un esercizio, proiettarmi da qui a 5 anni, domandarmi: ma se io per 5 anni continuo a fare questa cosa, io sarò più forte o sarò più debole? Starò meglio o starò peggio? Capisci? E se la risposta è sarò più debole, starò peggio, allora interrompi subito quell'attività. Che non vuol dire che tu non lo possa fare ogni tanto, appunto, berti un bicchiere con gli amici, ma va bene, non è un problema. Però, capisci, se io questa cosa qua la facessi per i prossimi 5 anni, cioè magari di bere ogni sera, questo mi renderebbe più forte o più debole? Molto più debole. Ti distruggerebbe, capisci? Oppure se io ogni giorno vivessi questa dinamica di relazione con questa persona, fra 5 anni come starò? Vedendo come è andato gli ultimi 6 mesi. Molto probabilmente, boh, ecco, lì ognuno deve ovviamente farsi un po' i suoi ragionamenti. Però ecco, la questione importante è veramente quella della presenza e della consapevolezza, e quindi di fare molta attenzione al fatto che se io inizio a fare una cosa con regolarità, questa può davvero andarsi ad insinuare nella mia vita e diventare una costante che nel tempo può danneggiarmi davvero molto. Per cui ecco, avendo a mente questo, avendo a mente come funziona un po' il nostro sistema nervoso, ecco, mi auguro che potrai riuscire sempre più a evitare di andare a strutturare nella tua vita delle dipendenze patologiche negative che poi realmente nel tempo potrebbero davvero danneggiarti. Bene, mi auguro che queste riflessioni, questo contributo possa esserti di aiuto e a presto.